E ciao a tutti ragazzi e ben sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video unboxing Che penso sarà un... abbastanza veloce anche questo, credo Dove, come avrete letto dal titolo, andremo ad unboxare e a vedere, penso anche una per una direi Le carte degli iNube, dei loro tarocchi, diciamo Con questa cosa abbastanza divertente che hanno creato giustamente anche se i me non hanno rispettato il prezzo che dicevano, ma lo lasciamo, e che dire, ragazzi! Iniziamo subito ad unboxare. Come vedete, è arrivata anche con questa bustina protettiva in più. L'ho solo aperta da qua per capire se effettivamente erano loro. Come vedete, non ancora unboxate. Una pecca in me che eh, ovviamente, vabbè, non si era modo di avere il codice sconto del sito di Federic. E bla bla bla. E, ma neanche da poter aggiungere le cose del, del Federic Store bisogna solo prendere questo ho trovato un po' una cavolata questa se posso dirla mia però eh, scelte loro e quindi dobbiamo accontentarci questa ragazzi come vedete è la scatola esterna qui c'è anche riferimento al sito che magari vi lascio nel link con tutte le diciture dei tarocchi <coughs> ahimè ancora un po' di voce giù dovuta a questo maledettissimo covid ma lasciamo perdere Andiamo, ragazzi subito ad unboxare, Oop. a togliere quindi la plastichina trasparente cercando di non rovinare la scatola come vedete faccio vedere senza la plastica molto carina con questo simbolo di nube queste rose chiamiamole dopo tarocchi scritto qua di lato qui link come vi dicevo qui sopra e sotto niente e di lato ancora la scritta tarocchi andiamo subito ad aprire il cartoncino ragazzi all'interno come vedete non c'è nient'altro questa è la parte dietro le carte come vedete non c'è sopra e sotto ovviamente essendo dei tarocchi e qua vedo una prima carta con il sole che dovrebbe essere lever se non sbaglio e andiamo a togliere mannaggia questa pellicolina se ovviamente ce la facciamo cercando di non sminchiarle ovviamente aspettate un attimo ok con la potenza dei nostri denti dovremmo avercela fatta ovviamente non aspettavo tutta questa resistenza da questa plastichina diciamo ed ecco qua questo taglio a lato diciamo ancora tenaci ok ce l'abbiamo fatta ragazzi dovrebbe essere una quarantina 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 per l'appunto e andiamo ragazzi a vederle una per una abbiamo qua il nostro il sole poi abbiamo la divinità l'ever sempre l'ever la divinità in realtà sembra un po' più federic vedendolo così tra virgolette anche se gli manca il codino gli sposini che abbiamo Mike Sosha e sua moglie, il famosissimo pesce siluro, l'amore impossibile Anna, eccolo qua: Federic l'imprenditore, i debiti di Leo, ovviamente, Missing lo scarso, Scud il re della giungla, Cileno il depresso, Roberta il catfishing, il Burkina Faso. Poi Dario, Moggia, Dario Moccia il triggerato, stavo vedendo dal disegno, K la vanità, il fiorellino, i social, come tutti quanti su questi maledissimi social, anche se ha messo anche i videogiochi, vedo qui con i controller, poi x Murray, il palestrato, <ride> dopo un incidente un po' meno, tra virgolette, poi il 17 con il numero 17, perché come vedete sopra c'è scritto il numero di ogni carta diciamo poi abbiamo l'appeso chissà chi fa riferimento poi abbiamo il vaccino che ahimè è stato fatto più e più volte poldo il ribelle leo il creativo con la testa fra le nuvole l'uomo cavallo che potremmo collegarlo sempre a leo anche se c'è <coughs> anche un cavallo lì davanti quindi un po' da censurare l'italiano medio le slot forse era da fare in un altro modo non so se vedete bene perché intanto mi muovo ok poi abbiamo Bertra l'orgoglioso spawn l'annoiato con il suo cane che è il numero 9 stranamente però c'era già il 17 la mononucleosi il piccolo lord il bollino giallo per le visualizzazioni camper il marionettista perché ovviamente Manipola i suoi amici, tra virgolette, la gavetta, sempre di Leo, poi il ragno violino, come poteva mancare, il bollino verde stavolta, il ban, il famoso martello del ban, poi la mega, la mega figa della Sam, <ride> con un po' di censure giustamente al vapore, Giovene l'impostore, la luna la morte un po' bruttina porta sfiga il videomaker e colaf il tormento chissà se mai tornerà questo grandissimo colaf ragazzi queste come vedete queste qua sono le nostre carte dei tarocchi le carte degli yen per l'appunto e ve le ho fatte vedere meno male tutte anche se un po' abbastanza veloci spero si siano viste abbastanza bene e da un lato spero di no perché così i cinesi non copieranno queste carte ovviamente si scherza anche se non tantissimo soprattutto per, la, per le casse degli ignù dai diciamo scherzando e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto quindi come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividete il video con i vostri amici così anche loro vedranno tutte queste cose e magari li comp le compreranno anche loro se ancora le troveranno disponibili. Leggere la descrizione dove vi lascio sempre consigli utili e tutto, e lascerò anche la descrizione del sito dei tarocchi, dove c'è la descrizione di ogni carta. E noi ragazzi, ci vediamo alla prossima con un altro video. Io vi saluto e ciao ciao!